Ciao a tutti, Creators, e benvenuti in questo nuovissimo video. Ci troviamo nel secondo episodio di Pokémon Xenoverse. Andiamo subito senza indugio a sfidare la palestra. Ragazzi, allora vi faccio vedere delle novità prima di sfidare la palestra. Ho allenato un po' i Pokémon e nella erba alta ho trovato questo Pokémon chiamato Trampil con la testa di Charizard. È un verme. Poi ho trovato nella palestra per allenarlo un Phantom, la pre-evoluzione di Trevenant. Quindi non ho sfidato nessuno, mi sono solo fermato nella palestra radice qui nell'erba alta per allenarli un po'. Vediamo adesso di cosa abbiamo a chi abbiamo a che fare. Allora, Arianna. Figlia dei fiori, chiediamo che Pokémon tiene. Un Seedot, livello 12. Quanti anni ha sto di anni? Danilo. Due Pokémon. Un Bidoof, la pre-evoluzione di Roselia. Ciao. Cosa a caso? No, aspettate, voglio andare prima a quello centrale. Ma che cazzo? No, vabbè, cioè, no, vabbè. Spiegatemi sta cosa del Trevenant. Dani. Cavolo, sto da 3 ore a chiamarti. Un Phantom. Spirito Onbix. Vai Jack. L'ho chiamato Jack da Jack Skellington. Ma che cazzo? Proviamo uno Stordira. No. Vabbè. Ah, che caspita. Muori una volta per tutte. Grande flame. Oh! Sonic Boom, che è diventata una mossa tipo suono, mi sa. Prima medaglia, ragazzi. Completato, medaglia radice. Vedo che il tuo spirito è molto più forte del mio. Ah, ti sei meritato ad avermi svegliato. Continua a non sconfiggere gli altri, vabbè. Tieni la medaglia radice. Carino, c'è da niente. Oh, ciao Jenny, vedo che hai seguito il mio consiglio di sfidare il capo palestra. Com'è andata? Hai vinto? Ma chi prendo in giro? Ero convinto che avresti avuto difficoltà, che non avresti avuto difficoltà. Bene, allora, visto a quanto pare sei molto più forte di Danilo, lo chiederò a te. Un mio aiutante mi ha appena chiamato all'isola Bonita. Ha appena finito di mettere a punto un macchinario che servirà a migliorare le Xenobots, vabbè. Dai questo pacco per me, la spiaggia, vabbè, quindi devo andare in spiaggia, va bene, ok. Ecco la spiaggia. Guardate ragazzi, cioè, cosa? Ma che cazzo? Va bene, non ci facciamo domande. Salve, il signor Marino, ragazzi, avete presente il Pokémon Rubino e Zaffiro che rincorre il suo pico? Ecco, è diventato più vecchio ancora, però il suo pico è diventato un Felipper. Isola Bonita. Eccoci qui. C'è un Chelsea. Sì. Sì. Grazie. Va bene.
Sì, Vermiciad livello 12. Braciere. Cosa? Cosa? Come? Ma dai. C'è braciere. Ma. Enrico. Vai via, ci stiamo baciando. Azzucca. Ma io non ce la faccio. Ma chi sono sta gente? Gabriele, dovrei tornare da casa mia, ma le chiacchiere di questo scienziato mi hanno ipnotizzato. Tu devi essere genio, sono Rei Mezzi e mi ha mandato qui per mettere a punto uno strumento per migliorare Xenobo. Dopo tanto tempo di studi, finalmente sono riuscito a migliorare. Prendi questo pacchetto e porta ad Ezio. Ah, è diversa da quella lì che c'ho, giusto. Oh, è un MT quella? Pioggia danza. Pezzo di stella. Andiamo a vedere che ricompensa mi darà. Spero che mi dà un Eevee. Qualcosa mi dice che mi dà un Eevee. Non lo so il perché, lo spero. Andiamo, Gino. Sì. Vediamo. Posso da darti una Xenoball che non hai mai visto prima. Sali qua. Fammi vedere. Ma quella è una semplice. Infatti era una semplice Xenomorph. Cosa? Mi stai dicendo che il signore me l'ha accompagnato con la sua barca. Ma Jenny è impossibile. È deceduto tantissimi anni fa. Oddio. Nel frattempo. Visto, Pico? Oddio, i brividi. Sei soddisfatto anche tu? Abbiamo finalmente ricambiato al meglio il favore che quella ragazzo ci fece tanto tempo fa. Ricordi, vero? Quando si salvò dai brutti ceffi nel bosco? Oddio! Non era lui? Eppure sono passati tanti anni, ma quello sguardo non potrei mai dimenticarlo. Quella luce negli occhi, quella determinazione, quell'amore verso i Pokémon. Mi ricorda me da giovane, sai, Pico? Anch'io avevo quella stessa luce, quella stessa voglia di viaggiare e vedere ogni cosa. Solo che a differenza sua, qualcosa è arrivato nella mia vita, qualcosa mi ha cambiato profondamente. Qualcosa mi ha impedito di realizzare i miei vecchi sogni. Mi sono innamorato, Pico. Mi sono innamorato del vento, della salsedine, del sapore salino che ti resta sulla pelle dopo un suo bacio. Mi sono innamorato del mare. Fissavo per ore la sua vastità e mi perdevo nei suoi spumeggianti e fragorosi discorsi. Il mare mi è entrato dentro, Pico, ed io come uno stupido me ne sono innamorato. No, vabbè, raga, i brividi, proprio i brividi. Cioè, oddio. Bella, bella, bella questa scena. Molto bella. E che dire, ragazzi? Allora, non so dove andare, sinceramente. Cerchiamo di vedere dove andiamo e poi possiamo concludere il video. Allora, vediamo un po'. Siamo per salpare, vuoi salire? Sì. Come partiamo fra 5 minuti? Sant'Elpidio! Chissà se sulla barca posso curare i Pokémon. Ma perché c'è un. Bene, Krezes, per questo video è tutto. Chissà questa nave dove mi porterà e che avventure mie ci aspettano. Se volete saperlo, lasciate un like. Va bene. E iscrivetevi al canale se non l'avete fatto. Da Jenny è tutto. Ciao, Krezes.